A Perugia le medaglie agli internati nei lager, nuove pietre d'inciampo a Gualdo Tadino, mentre Gubbio ricorda i 40 martiri. Partiamo da qui con Stefania Panfili. La memoria deve assolutamente fermare le ondate che stanno arrivando da così vicino di razzismo, di intolleranza, di odio verso l'altro. Brani sulla Shoah e sulla memoria letti dal vescovo e dal sindaco, mentre i bambini delle elementari depongono fiori sulle tombe dei 40 martiri. Così Gubbio, che nell'Umbria in guerra ha pagato il prezzo più alto con 40 civili trucidati dai nazifascisti, celebra il 27 gennaio. E proprio qui, pochi giorni fa, è stata perquisita l'abitazione di una diciottenne iscritta alla chat del gruppo neonazista Nuovo Ordine Sociale, fondato da un giovane ligure arrestato per terrorismo. È sconvolgente, però credo che in questo tempo, che è un tempo strano, sospeso, dobbiamo essere ancora più vigili, cioè dovremmo ancora di più vigilare sui ragazzi, cercare di accompagnarli. Io voglio pensare che sia solo una leggerezza, voglio pensare che siano solo stupidità e non voglio pensare che dietro ci sia proprio la cattiveria o quella famosa banalità del male, quella cattiveria enorme di cui conosciamo poi i risultati. In prefettura a Perugia sono state invece consegnate le medaglie d'onore del Presidente della Repubblica a internati nei lager, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra. Fra loro anche Tullio Ciotti. Il riconoscimento è stato consegnato ai figli, Luigino e Patrizia, che fu uno dei 650.000 internati militari italiani deportati nei lager tedeschi. Vicenda narrata nel volume I campi di Tullio, scritto dal figlio insieme a Dino Renato Nardelli. Mio padre è stato 18 mesi in quattro diversi campi, a Kurtwitz, a Strehlen, a Sagan e a Gorlitz, ridotto 35 kg, ha rischiato di morire. Ricordo che nei campi tedeschi morirono 50.000 italiani e erano IMI, internati militari italiani. Non ebbero nemmeno la dignità dai tedeschi di essere considerati prigionieri di guerra. A Gualdo Tadino, dopo quelle dello scorso anno dedicate ai fratelli Filippetti, sono state messe altre due pietre d'inciampo nella frazione di Palazzo Mancinelli, davanti alle abitazioni di Nello Saltutti e Silvio Biscontini, morti entrambi a 35 anni nel campo di Dortmund, in Germania.